Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video sui prodotti finiti. Ho cambiato il sacchettino, li ho messi tutti qua. E incominciamo. Allora, questo non è un finito ma è un bocciato ed è uno shampoo pH Bio. Allora, io quando l'ho comprato mi ero limitata solo a guardare l'inci, che non ci fosse il tensio attivo killer per me. Avevo visto bio, ho detto vabbè, quando sono arrivata a casa mi sono accorta che c'era il pH bio. Non l'avrei comprato, ecco, perché ricordo di averne già provati dello stesso brand quando li vendevano al Lidl e non mi è piaciuto, infatti è un bocciato, l'ho passato a mia mamma, siccome poi però mia mamma finisce i prodotti e li butta, non me li ritorna indietro, adesso l'ho pigliato subito. Non mi piace perché mi secca troppo i capelli e comunque anche lava, fa schiuma. Non mi dà chiaramente il problema di prurito che io solitamente ho con alcuni shampoo, però mi ritrovo che il giorno dopo i capelli non sembrano neanche lavati, non sono lucenti. A parte che ultimamente riscontro di avere spesso questo problema, faccio fatica a trovare uno shampoo che mi piace, per cui qualcosa sicuramente è cambiato in me. E, anche perché mi sono accorta che la cosa a favore è che i profumi, quelli che mi duravano in genere 2 o 3 ore, adesso mi durano tutto il giorno, per cui c'è l'aggravante degli shampoo dei capelli, e di positivo c'è che tutti i profumi, anche quelli più banali che provo, me li ritrovo su, che durano tutto un giorno, per cui questo qui, che è quello shampoo per tutti i tipi di capelli, con succo di aloe vera, olio essenziale di arancio, estratti vegetali di miglio e avena per avere capelli forti e brillanti ogni giorno, scusate, non sto sudando, poi ho incominciato purtroppo sto caldo che detesto, di capelli brillanti non ci vedo proprio niente, per cui per me è un bocciato, gliel'ho dato a mia mamma. Un altro prodotto che per me è bocciato, che ho dato a mia mamma e che ha buttato via la confezione, perché questo è un secondo acquisto, è questa crema all'arnica che avevo comprato per 5,50 € al DM. L'inci è pulitissimo, c'è arnica, c'è rosmarino, ci sono un sacco di ingredienti, adesso qui sulla confezione questa qua non c'è, era sulla scatola l'inci scritto in italiano, vabbè, in italiano l'inci è sempre lo stesso in tutte le lingue, vediamo se trovo, no, infatti qua non c'è, è messo sulla scatola, e per me è un no, sebbene che sia un inci pulito, intanto non mi ha, vabbè, risolto i problemi di dolorini che magari posso avere io, però il discorso è sul warm balsamo all'arnica, warm, cioè per me questa è una crema che scotta, cioè un conto è un po' caldo e un conto è scotta, per cui non so, è anche una questione di sensibilità, per me sta crema che scotta, sinceramente che tanto anche, non mi piace, cioè mi dà fastidio, posso anche avere esagerato nel metterla, perché io sono un esagerato, non ne metto poca, tendo sempre ad abbondare. Però oltre che a scottare, poi comunque no, a me non ha mai aiutato nel sollevare dei problemi articolari o botte, ematome, cose così. Invece mia mamma si è trovata benissimo per i dolori cervicali. Lei ho dovuto andare a comprare appena si è potuto, se sono aperti i centri commerciali, sono tornata a comprarglielo perché lei dice che per il collo l'aiuta tanto. Il fatto che per lei scotti è positivo, lei piace sentirsi questa sensazione di caldo, in più si mette una sciarpetta di seta e dice che al mattino, lasciandola agire tutta la notte, si trova un po' più slegata o comunque meno rigida, per cui per lei è un promosso, per me no. 5,50 € al DM con un inci pulito si può anche provare, però per me no, per me è scotta. Poi ho finito questa schiuma, questa mousse detergente della Cien, che è la linea quella alla mandorla. A me è piaciuta tanto, è piaciuta sia la profumazione è molto delicata e anche come effetto. Allora, intanto è durata tantissimo, non la finiva più, c'è ancora qualche lavaggio, uno o due, magari stasera veramente la finisco definitivamente. E mi è piaciuta sia la schiuma compatta, che non è che poi una volta che la metto sul viso va via. Ho provato altre schiume molto più blasonate, molto più care e insomma non ci ho visto nessuna differenza. Mi è piaciuta, non mi brucia gli occhi, non mi dà una sensazione né di tiraggio della pelle dopo che mi sono lavata, né di appiccicoso, né di unto, niente. So che magari Tatiana non si è trovata bene, gli ha dato fastidio, gli ha dato dei problemi, io non ho riscontrato niente.
costa intorno ai 3 euro, 2,80, qualcosa adesso non mi ricordo, però per me è un valido prodotto che posso ricomprare sicuramente e che vi consiglio, visto il prezzo che non è eccessivo, comunque di provare. Poi ho finito, e ve ne avevo parlato nel video delle creme alla bava di lumaca, questa qua della BioArt, della Lum, non mi dilungo più di tanto, l'ho finita, mi è durata 3 mesi. E questa, vabbè, per chi magari non va a vedersi il video delle creme, aveva un odore un po' poco piacevole, che però non penso sia data proprio dalla bava di lumaca o dalla crema, forse avrà un paio di anni, non so, l'avevo comprata scontata del 20 o del 30, forse il 20, 30, non ricordo, e la comprerò come crema se la trovo in sconto, ma non in sconto dove l'ho comprata, nel negozio fisico, ma magari se la trovo online posso anche pensare di ricomprarla, perché comunque è quella che fra le bave di lumaca mi è piaciuta meno, comunque è una buona crema. Poi ho finito questa, ho finito, mancava poco, ma non ho intenzione di portarla a termine, questa ricarica di oli essenziali naturali per l'ambiente, un profumatore per l'ambiente del marchio Flora. Questa è la versione Mediterraneo, che è quella agli agrumi. Ve ne avevo già parlato, mi era piaciuta tanto il Zeta Free, che è quello per le zanzare, che poi alla fine non è che faccia un effetto anti-zanzare, non me le tiene lontane, però ha una profumazione di lavanda molto buona. Avevo provato anche la versione balsamica, anche quella mi era piaciuta. Questa Mediterraneo, profumazione agli agrumi, come tutte le profumazioni agli agrumi, non si sente. Per cui, anche se dovevo mettere al massimo la posizione del caricatore, sì, del caricatore, perché si sentisse comunque. Cioè, si sente qui al naso, ecco un po', però no, a me piace che si senta nella camera o comunque dove lo sposto, si sentiva molto poco e non lo ricompro più. Mi dispiace, pazienza. Poi ho provato, Tatiana mi aveva mandato dei prodotti da provare e ho provato questo latte detergente dei Provenzali, all'acido ialuronico e l'olio di argan dei provenzali. Ero ben felice di provarlo perché è anche di facile reperibilità. L'ho finito tutto, manca un goccio, però per me è un no perché mi brucia gli occhi. Non mi è mai successo in tanti anni di trovare un latte detergente che mi desse fastidio agli occhi. Allora, la prima volta ho detto vabbè, ne ho messo troppo, poi ho provato a metterne meno, tutto. E mi dà fastidio, mi brucia. Tra l'altro, una sera che ho tardato a mettere il tonico perché mi sono persa col telefono, mi sono accorta che avevo un po' la sensazione che tirava la pelle, cosa che non mi succede. Per cui, un peccato, speravo di poter cambiare, di provarlo perché appunto di facile reperibilità, però no. Al di là del fatto che vabbè, mi tiri la pelle, è proprio il fatto che mi bruciava gli occhi, mi dava molto fastidio. Pazienza. Poi questo spray per i tessuti di Bottega Verde, spray per il fresco pulito, ha profumazione a sapone di Marsiglia. L'avevo visto recensito qui su YouTube. Come ho sentito sapone di Marsiglia, siccome io sono una fan del sapone di Marsiglia, come sapete, sono corso subito a comprarlo. Era in sconto, non mi ricordo cosa costava, l'ho pagato la metà. Profumo di Marsiglia. Allora io intendevo un altro profumo di Marsiglia. Per me il profumo di Marsiglia è il profumo del sapone di oliva, quello verde, il cubotto di cui vi ho già parlato sul video dei detersivi Eco Bio che io uso. Ecco, io cercavo quella profumazione là, più da olio d'oliva. Questa, siccome quando andate a Bottega Verde c'è il clip, non ve la faranno usare a meno che non ci sia un test, basta che andiate al Tigotà, l'acqua sapone, prendete una saponetta dei Provenzali, quella al sapone di Marsiglia che sa da limone. Ed è questa, è buona, cioè mi piace anche questa, non è quella che volevo io, però è una buona profumazione che sa tanto di limone, c'è la citronella anche nel sapone di Marsiglia, però non è quella che volevo io, ma al di là di quello dura 30 secondi sui tessuti, cioè si spende poco e dura poco, ecco, per cui la mia filosofia è spendo un po' di più, però mi dura un po' di più, per cui io non lo ricompro perché come lo spruzzavo, tempo di fare il giro della casa, tornavo indietro, già non lo sentivo più. E mi dispiace, costa poco e rende poco, questo è il discorso. Poi una super crema che mi è piaciuta tantissimo, questa body lotion delle Urter Cramer, che come si chiama?
sì, Urtecram che mi aveva regalato Francesco del canale Francesco Medici. Francesco, se mi vedi, ti saluto, un bacio, e mi è piaciuto tantissimo. Allora, è eco bio, è certificata vegan, cruelty free, eco certa. È alla lavanda la profumazione. Allora, è una cosa, allora vi deve piacere la lavanda perché qui si sente tantissimo. Ha un potere rilassante che è quella appunto dell'olio essenziale di lavanda. Io l'ho messo spesso alla sera ed era veramente un piacere e una goduria. Poi non è che la profumazione sulla pelle durasse tanto, però durava quel tanto che la si poteva apprezzare, usare, ci si rilassava. A me è piaciuta tanto. Dopo, come prestazioni, la crema corpo è uguale a tante altre, però chiaramente la profumazione conquista. Non so se ci siano altre profumazioni, andrò a vedere. Io questo brand qui lo trovo a Lillapois, a Treviso non le ho, devo andare verso Venezia, però buona, merita, sono 245 ml, i tedeschi fanno sempre misure strambe, non possono fare 250, 200, no, 245, bella questa. E chiaramente lì c'è tutto pulito, ci sono tantissimi estratti, insomma, c'è anche il profumo oltre all'olio essenziale, profumo di lavanda. Buona, buona, buona. Veramente, per gli appassionati della lavanda, per chi ha voglia di una coccola la sera, perché magari più alla sera concilia anche il relax, un po' il sonno, beh, il sonno mica tanto, però il relax sì. Vi consiglio di provarla, molto buona. Non appiccicava, si asciugava anche abbastanza velocemente, però nello stesso tempo permetteva anche di fare un massaggio. Buona, ottima, meritava. Poi ho questa crema per le mani. Si è incastrato. Questa crema delle mani del dottor Auska. Che mi avevano regalato in questa forma qua, che è giusta, 30 ml di solito creme hanno questa taglia qui, mi avevano regalato, ancora non mi ricordo se ho un Sana sicuramente, poi avevo un tot di creme mani, ho finite man mano. E che dire, allora, la profumazione è ottima, è una profumazione erbacea come tanti prodotti del dottor Auska che hanno questa profumazione di erbe misto erbe misto erbe e fiori. Molto forte, molto pronunciata, per cui per quanto riguarda la profumazione a me è piaciuta tantissimo. Poi, come prestazioni, non ci ho trovato niente di diverso da tante altre creme. Beh, qua dicono trattamento nutriente protettivo, si assorbe velocemente. Sì, è vero, se necessario stendere sulle mani più volte al giorno. Ecco, sinceramente io so che i prodotti del dottor Auska costano anche. Non la compro, ecco, cioè costano, al di là della profumazione non c'è stato nient'altro che mi abbia entusiasmato. Adesso apro una piccola parentesi, sto usando una crema mani corpo della Lidl, quella al miele, che sono bocce da 500 ml, la trovo decisamente, decisamente, decisamente meglio di questa e non esagero. Per cui buona, mi ha fatto piacere provarla, una cremina come tante, insomma, ecco, al di là della profumazione. Poi ho finito questo tonico alle mandorle, il tonico viso alle mandorle di fitocose, un'amnesia, e io mi aspettavo una profumazione alle mandorle, invece non sa da niente. È il secondo tonico che provo, diciamo che hanno un ottimo rapporto quantità-prezzo perché costano poco i tonici, durano tanto. Anche l'altro giorno ho fatto uno scrub che aveva anche l'argilla perché non si seccasse, ho spruzzato il tonico, per cui non è che sto là a centellinarlo perché costa e perché chissà cosa, per cui sono da avere se si vogliono fare delle maschere, se vogliono fare dei scrub, invece di inumidire con l'acqua si può usare benissimo il tonico, però non trovo che abbiano chissà quali prestazioni, ho da dire, è un must have. Non lo ricompro, se avessi avuto una buona profumazione magari sì, avrei anche potuto conquistarne un po' di più, perché a me la profumazione alla mandorla piace e avrei gradito un leggero sentore, ma non c'è.
Ah, un'altra crema per le mani, ecco, questa mia ad esempio mi è piaciuta anche di più rispetto a quella del dottor Oscar che mi aveva regalato sempre Francesco, questa qua di Cartier. E questa ha l'argilla bianca, gli oli vegetali per le mani secche. Questa è una profumazione paradisiaca perché è profumazione agrumata. Buona, 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 ma le profumazioni agrumate piacciono. Questa come prestazione mi piace di più appunto rispetto a quella del dottor Oscar. Tra l'altro i prodotti di Cartier, forse sarà giusto che la tengo in disparte, che magari la taglio, non costano neanche tanto, sono di facile reperibilità perché si trovano in tanti negozi bio. E, buona, buona, ecco, non nel top dei top come tante altre creme, buonina, però la profumazione a me è piaciuta tantissimo, la mettiamo di là. Poi ho finito sempre di Fito Cose, questo gel schiarente all'acido glicolico, il 10% acido cogico. L'1%, ve ne avevo già parlato. Questa è stata la seconda confezione, mi è piaciuto tanto. Acido glicolico al 10%, effetto schiarente anche no. Vabbè, bisognerebbe fare acido glicolico al 50% forse per avere un effetto schiarente, che però mi pare, insomma, non so se si possa fare, lo fanno in centri estetici. E, non tanto appunto per l'effetto schiarente, però per l'effetto luminosità della pelle e l'effetto levigante, sì, anche quando lo mettevo subito sul collo mi sentivo subito il collo liscio, per cui anche questo rapporto qualità-prezzo ottimo, mi pare che costasse intorno ai 15 euro. È la seconda confezione, la riprenderò sicuramente, però la farò, sebbene io usi la protezione elevata anche tutti i giorni che diventa, però la userò per l'inverno, però buono, buono, buono. Poi non ve ne ho mai parlato, ogni tanto lo rimetto qua, il dentifricio questo qui di Natura Verde, mi piace, ecco, biologico, in forma gel, certificato ICEA, ha una buona profumazione di menta. Altigottà e l'acqua sapone lo trovo, però lo trovo anche ben più caro di quello che trovo invece nei supermercati Lando della mia città. So che si trovano un po' in giro. L'altra volta non l'ho trovato, ne ho comprato un altro, però mi piace. Non una volta che trovo un dentifricio con cui mi trovo bene, non è che mi invoglia a cambiare. Mi piace usare quello e quello continuo, per cui non ve lo farò vedere ancora. Vediamo, c'ho altre cose. Ah, dopo ho provato questa crema per il corpo di Alverde al gel d'aloe. Top! Allora, questa è una crema che costa 3 euro rispetto, ad esempio, alla crema che vi avevo recensito della Cien, quella alla tonka, profumazione fava tonka, che era pastosa. Questa mi è piaciuta tanto, tanto, tanto di più. Cioè, questa è da avere perché costa 3 euro. L'inci è pulitissimo e c'è ecco, succo di aloe vera, olio di jojoba, burro di karité, vitamina E. Buono. La profumazione classica delle creme, non cosa, però veramente dissetante per la pelle. Secondo me può andare benissimo anche come crema dopo sole. Mi è piaciuta tanto, veramente. Secondo me può andare bene anche come crema mani, sebbene non sia pastosa. Forse ecco, per le mani servirebbe qualcosa un po' più consistente e nutriente. Però anche per il viso mi era capitato di metterla una volta che l'ho voluta provare e mi è piaciuta questa molto più di quella della Cien. Questa è da avere. Di solito quella del DM è quella più conosciuta, mi pare che sia quella la macadamia, che non ho avuto modo di provare. Proverò anche quella, però questa è una crema che consiglio di comprare perché per il prezzo vale veramente la pena. Sono 200 ml, non appiccica, non dire, insomma, molto molto idratante, molto buona. Poi, sempre Tatiana mi aveva fatto provare un campioncino, questo pottino qui, della crema solare della Biarritz. E mi è piaciuto, è un latte in versione spray. Allora, la versione spray è sempre quella per i solari, quella che preferisco perché, appunto, per il fatto di essere spray è sempre molto più leggera e meno pastosa, soprattutto d'estate non mi fa sudare come adesso, che ho quella di Fito Cose. E mi è piaciuta tanto anche la profumazione, che era una leggera profumazione. Buona. Mi è piaciuta appunto la consistenza. Questo è un SPF 30. Se dovessi comprarla, io devo andare col 50, così lo uso sempre. E solo tanto
Tante volte volevo provarla e ogni volta mi dico sempre di ricomprarla, però nei negozi fisici non la trovo. Non mi pare che questo brand lo sia tenuto da Ecoverde, dove qualche volta con l'occasione degli sconti magari compro e mi ritrovo spesso a dover magari fare un ordine solo per il solare, per quello ogni anno, ogni volta lascio perdere, dico beh, vabbè, fare un ordine solo per un solare, non, sì, non mi va. Vediamo, prima o poi, ecco, intanto devo finire quella di Fittocosa che ci starò una vita, vabbè, dopo la scadenza, se ce n'è ancora la butterò, insomma. Però mi è piaciuta, veramente buona. E poi avevo finito questo siero per il viso di Bio e Art, me ne aveva dato che era a metà, adesso lei mi aveva detto questo qua è il siero viso purificante, che sono queste flette, io non ho mai capito. Perché faccia dei seri viso così piccoli? Non so se siano quelli che vanno messi sulle maschere in tessuto, non l'ho mai capito. Se qualcuno lo sa, me lo faccia sapere. Lei aveva detto che gli tirava troppo la pelle, che gliela seccava. A me no, non mi ha seccato la pelle, però ecco, per quello che è l'effetto visivo sulla pelle, l'ho provato 2 volte e non vi so dire, però non mi ha dato sensazioni di tiraggio. O cosa, ecco, non so se provare anch'io, non dico quella purificante, ma magari qualcos'altro, perché cioè, è talmente poco che uno non è che va avanti una settimana a provare per vedere dei risultati. Cosa fa? 2 o 3 applicazioni? 4? Forse sono quelle che vanno sulle maschere in tessuto. Ecco, con questo è tutto, un bel po' di prodotti finiti. I prossimi video saranno video profumosi perché ne ho comprati la valanga, insomma, sono aumentati e io vi ringrazio per aver guardato il video. Ci vediamo presto, vi saluto tutti, vi auguro una buona domenica. Ciao e a presto, ciao a tutti.